Sembrerebbe che le caldaie di Vicolo Biancospino siano un po' datate, perché è la seconda volta che c'è un intervento dei vigili del fuoco. Ricorderete, qualche settimana fa c'era stato un intervento, ma non per la caldaia, perché avevano dei bracieri di quei ragazzi che fanno gli agricoltori e che hanno appunto un alloggio in via Vicolo Biancospino. Questa mattina c'è stato un altro intervento dei vigili del fuoco, che però è sostanzialmente diverso, in quanto un signor anziano di 80 anni non si sentiva bene. Credo che sia intervenuto anche il nipote, e quando i vigili del fuoco sono intervenuti, siccome in situazioni, quando soprattutto d'inverno, quando c'è qualcuno che non risponde in maniera adeguata, c'è sempre il sospetto che possa essere, diciamo, una perdita di monossido di carbonio. L'uomo poi è stato ricoverato in ospedale, ma non dovrebbe esserci nessun tipo di problema relativamente a una presunta intossicazione, però nell'appartamento effettivamente c'era una perdita di monossido. I vigili del fuoco hanno arieggiato il locale e dovranno poi l'anziano e i suoi parenti provvedere a fare una verifica alla caldaia. Quindi tutto bene, quel che finisce bene. E con l'occasione approfittiamo per ricordare a tutti che, soprattutto d'inverno, le caldaie bisogna assolutamente controllarle, perché purtroppo non è la prima volta che succede qualche disgrazia. Appunto, anni fa abbiamo avuto anche delle perdite di persone che hanno perso la vita appunto per il monossido di carbonio.